Gurulandia. Ah, siamo partiti? Sì. Ah, ok. Ma dai, questo facciamo, ci sta buono nella... Il podcast di cui non avevi bisogno. Ciao, io sono Walter. Bella sigla. Sì. Io la lascerei così. Ah, però, okay. Ti piace? No, sì. Lui è Walter. Finita la sigla, visto? Ci voleva fare. Signore e signori, benvenuti a Gurulandia. Oggi, incredibile ospite, abbiamo il re Davide La Cerenza. Super Davide, è un piacere averti qui. Davide, come stai innanzitutto? Benissimo, ho fatto le 5 stamattina con voi. Ho messo un po' di colliri adesso per... Abbiamo spinto. Ma la testa funziona. Vero, anch'io sono cotto oggi. Anch'io sono distrutto, poi non sono più abituato, capito? Senti Davide, la prima domanda di rito che facciamo a ogni ospite che viene qua è: chi sei? Chi è Davide La Cerenza? Come ti descriveresti? Cosa fai? Raccontaci un po' di te. Allora, nasco nel lontano 1965 in zona Lorenteggio, una zona periferica di Milano. Famiglia normale, mia mamma era casalinga, okay. Faceva un po' la parrucchiera prima, poi iniziava, quando sono nato io facevo la casalinga e basta. Mio papà lavorava all'ACI, all'Automobile Club di Milano, impiegato con un stipendio normale, una volta era 1.200.000 lire. Ok. Quindi non è che si navigasse nell'oro. Io ho iniziato, nella scuola non ero un fenomeno, infatti mi hanno bocciato un paio di volte anche alle medie, ho lasciato lì la scuola. A circa 16 anni ho iniziato a lavorare subito. Subito? Ho iniziato a lavorare subito. Sono partito con una vendita di tortellini, così facevo il porta a porta, ma poi ho mollato subito e ho iniziato a fare i mercati, frutta e verdura, che ho proseguito poi per 15 anni, proprio perché volevo andare a lavorare per dare una mano comunque ai genitori, tutto mettevo in casa. Ero figlio unico, avevo una sorella sposata già da prima, quindi praticamente come fossi stato figlio unico. E niente, ho iniziato a fare i mercati con mio zio e mio cugino, che avevano già una bancarella, mercati ambulanti. Poi dopo 2-3 anni... abbiamo preso la patente C, ho fatto il militare, ho preso la patente militare perché guidavo i carri armati, ho fatto Palmanova, Udine, 120esimo po', caserma punitiva operativa, pazzesco, e c'è ancora un ricordo, cioè lì era freddo vero, non freddo di adesso, anche quando facevamo i mercati lì arrivava a meno 20, meno 22, boia. Tutti hanno sempre un bel ricordo del militare. Mamma mia, che roba. Ah, io le ho provate tutte per stare, per non guidava farlo. Guidava carri armati. Cioè. Sì, wow. Sì, guidavo i 113, i Leopard, cioè era bello. Figo. Divertente, sì. E da lì mi sono appunto congedato con la patente C, poi ho iniziato a fare mercato comprando delle licenze. E da lì sono andato avanti per 15 anni. Vita dura, alzavo alle 4, alle 3 anche, periodo di ciliegie. Quando stavo arrivando qua, ho visto Borgotaro, mi è venuto in mente Terra di Porcini, quando noi vendevamo i porcini. Vero. Mi fa: abbiamo i porcini di Borgotaro, signori, i porcini di Borgotaro, vai, a 1.000 lire. E quindi ho fatto questa vita qua, però avevo sempre il sogno di emergere, no? Di riuscire a fare qualcosa di più, perché comunque lì, per quanto potevamo essere bravi, io e mio cugino avevamo fatto il banco della parolaccia, facevamo divertire la gente, no? Con battute, cose particolari. Ma quello che facevi era i 2 milioni di lire ai tempi, ti portavi a casa. Non era certo quello che mi poteva far arrivare al mio sogno, che era quello di avere un Ferrari. Sin da piccolo ho sempre sognato di avere Ferrari, che tra l'altro c'è scritto anche nel mio libro. Chi volesse leggere, proprio sapere tutta la storia della mia vita. Ce l'abbiamo qua, Davide La Cerenza, vergine, single e milionario. Mi ha scritto, mi sembra, 2 anni fa, circa, con Mondadori. Lo trovate? Mondadori. Dove lo così mettiamo il link in descrizione. Su Amazon, sì. Perfetto. Tra l'altro, quando ho fatto il video, poi avevo già 270.000 follower sull'altro profilo. Il primo giorno che ho fatto il video è stato primo in classifica per 3-4 giorni su Amazon. È stato, insomma, tutta Italia. Sì. E quindi niente, avevo sempre su questo frigorifero attaccato con la calamità il sogno del Ferrari, no? Un giorno incontro un amico che mi porta a vedere un multilevel marketing che si chiamava Alfa Club ai tempi, e ho detto: 6 milioni di lire costava entrare. Ho detto: caspita, era tanto, però ho convinto mia mamma: dai, ma voglio provare, vedo che c'è gente che guadagna o cosa, no? E ho iniziato, sono stato bravo, è andata bene, e da lì sono diventato manager, poi direttore. Quindi ho cominciato con network marketing. Sì, lì ho lasciato la licenza a mio cugino, ho venduto la mia metà, che poi tra l'altro anche lui ha iniziato di nuovo, ha mollato anche lui dopo i mercati, sono riuscito a portarmelo anche a lui, e ha fatto una bella carriera anche lui, era in gamba, è diventato direttore anche lui. Ho fatto un anno a Sondrio,
e facevamo i meeting lì, avevo un bel gruppo. Dopodiché sono stato giù quasi 2 anni in Puglia, che ero stato direttore generale, avevo 36 manager e ognuno gestiva un centinaio di persone, quindi avevo in struttura circa 3.000 persone. Ah, ho fatto là Lecce, Bari, Foggia per un po' di anni e facevo i meeting lì, parlavo anche al palco da 500 persone così, e si chiudevano questi contratti. Chiaro che nessuno, cioè non tutti ce la facevano, come tutte le cose, no? Poi purtroppo è successo che è saltata questa azienda, non so, per vari motivi. Era un Ponzi? Sì, era tipo, sì, la chiama Catena Sant'Antonio, perché non c'era proprio un prodotto reale, no? Poi hanno inserito il computer dei corsi di formazione, però non è, okay, okay, non è stato in piedi. E a quel punto lì sono tornato a Milano e ho iniziato un'altra vendita diretta, un altro multilevel marketing, poi ho conosciuto un'altra ragazza, ho iniziato a vendere computer, cioè le ho provate tutte, senza mai comunque riuscire a fare veramente i soldi veri, no? E tra l'altro ho fatto anche il modello, vero? Sì, ho fatto tanti anni di moda, sì. Da giovane ero molto bello, adesso non so se si vede qua la foto, però se prendete il libro, nel libro ci sono... Sì. Sì, si vede. E questo prima di fare network marketing o dopo? No, anche insieme. Quando, no, figone. Network marketing prima, insieme quando facevo i mercati, quando avevo tipo 20 anni così. Infatti tante volte facevo dei dritti, cioè facevo la nottata in discoteca magari a fare immagino cose, poi andavo direttamente al mercato e mi cambiavo direttamente. In after al mercato. Wow. No, mai provato. E poi un bel giorno conobbi Stefania. Stefania Nobile? Sì, sì. Okay. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti in centro, vicino a Monte Napoleone. Ti salutiamo. Passeggiava. A dire la verità, Stefania, perché è accanto a noi. No, infatti sembrava strano salutare. Conosciuto lei, era il momento delle sue vicissitudini, un po' di problemi che si sanno che ha avuto, e abbiamo deciso di prendere un localino, un ristorante, in una via proprio chiusa, via Comune Anticoli. Ho detto, proviamo, mettiamo dentro un po' di mobili belli che aveva lei e sua mamma, abbiamo arredato così, e detto, vediamo cosa riusciamo a fare. Quella è stata la tua prima esperienza nella ristorazione, giusto? Ma ti ha fatto entrare Stefania? Era già una tua idea? No, insieme, nessuno dei due sapeva insieme fare questo lavoro. Quindi vi siete lanciati? Sì, proprio ci siamo lanciati così. Ricordo addirittura che abbiamo preso un ragazzo di Bergamo, si chiama Davide anche lui, che ci venisse, cioè non sapeva neanche come mettere una posata a destra e a sinistra. Cioè, proprio, ok, esperienza zero. Poi esperienza anche mia di a ristorazione a alti livelli non ne avevo, perché comunque sia base che non uscivo quasi mai, perché quando facevo i mercati non avevo i soldi per poter uscire tutte le sere e andare a frequentare posti belli come sto facendo adesso, no? E quindi non c'era neanche quella cultura di base che ci puoi apprendere in un andando a mangiare, tipo a un Vittorio, vedi come ti servono cose. Siamo partiti proprio così, da zero. E insomma, poi siete stati bravi. Esploso. Però scusa se ti interrompo, cioè com'è andata? Voi siete stati anche fidanzati, giusto? Sì, 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 certo. Quindi voi vi siete fidanzati e subito avete aperto un'attività? Non proprio subito, ma dopo un po'. Avevamo iniziato a fare qualche cos'altro, ma così e così, tipo su internet. E poi abbiamo trovato questa occasione che costava poco perché era una via chiusa. E sinceramente l'esplosione poi l'abbiamo avuto con i social. Abbiamo iniziato a fare, facevamo Periscope, poi Facebook e poi veramente il grosso, la bomba con Instagram. Chiaro. Comunque dalla tua esplosione sui social poi è esploso il tuo fatturato. Che tanto sì. Con tutti gli ospiti torna sempre questa cosa qui, no? La forza del personale. Io mi ricordo anche dei video che facevi all'inizio che presentavi, cioè spiegavi i frutti di mare, come... tutte le... Sì, perché dopo, cioè, io ho sempre fatto con passione, in quanto facevo i mercati, tutto con molta passione. Quindi all'inizio mi ricordo quando prendevo gli scampi, li lanciavo contro il muro perché puzzavano di ammoniaca. Stefano si ricorda, cioè dice, ma che cavolo, come puzzava ammoniaca? Quando arrivavano i fornitori li asciugavo proprio totalmente, no? Gli chiedevo di tutto, tante volte non vedevano l'ora di scappare perché li asciugavo però totalmente. Però il fatto che tu chiedevi tutto, che ti informavi, che vuol dire che un po' esperto lo eri, perché io per esempio sono molto ignorante in materia, no? Cioè non me ne intendo riguardo ristorazione, vini. Per esempio ieri eravamo a cena insieme, ti chiedevo di un vino e sapevi vita, morte e miracoli di quel vino. Quindi abbiamo trovato il buco ieri. Lì abbiamo trovato il buco. Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Anche quella è stata una cosa super figa. Però nel senso, quindi un minimo comunque anche dal mercato frutta e verdura, non so, avevi imparato qualcosa, ti eri portato. Allora, imparato la frutta e verdura, beh, quello ho imparato sulla frutta e verdura, però il resto, pesce, quelle cose lì, proprio non sapevo niente. Mi sono acculturato facendo, sbagliando, comprando, buttando via roba. Esperienza, insomma. È necessario, tra l'altro. Sì, sì.
altrimenti ti inculano. Quel primo ristorante non è lo stesso che adesso, vero? No, no, quello è quello che è diventato poi la Gintoneria, anni fa, penso circa 18-19 anni fa, ed era solo ristorante. Poi ho scoperto il gin, il mondo del gin, non c'era ancora, sono andato a vedere un gin day, e ho visto tanta gente che ha passato i gin, c'erano già dei bar che avevano un po' di gin, ma non c'era una gintoneria proprio pura. Allora ho detto, ma proviamo, ho comprato i domini, che costava poco, gintoneria.it.com, li ho convogliati su una, e ho iniziato, ho messo un piccolo cartello all'interno del ristorante, la gintoneria di Davide, grazie, fatto proprio con gli adesivi, e ho iniziato a pubblicizzarlo sui social, e è iniziato ad arrivare gente, e da lì, vabbè, per stringere, sono arrivato a comprare 500 gin diversi, a fare una cultura su quello, sul ghiaccio, spettacolo, sull'importanza del ghiaccio, delle toniche. A oggi la gintoneria, è la tua gintoneria, si può dire che è uno dei locali più frequentati di Milano? Beh, sì, sì, come gin e champagne anche, perché poi dopo ho iniziato anche con lo champagne. Come dice anche il famoso Alberto Lupetti, ho sdoganato quello che era lo champagne Italia, perché lo champagne era solo per se lo bevevano nei night, aveva un prezzo altissimo, non era così bevuto come adesso. Io ho poi iniziato a spingere con gli champagne, ho detto, caspita, ma se con un gin guadagno 8-10 euro su un gin, se un Dom Perignon costava ai tempi 90-100 euro a me, è uguale, costava tipo a un night, a una discoteca, loro lo vendono a 500, io lo metto a 180-190, mi guadagno 80 euro invece che... Allora ho iniziato a spingere su quello. E da lì che è partito il boom, poi con Instagram ho preso... Adesso più o meno quanto è il ticket, lo scontrino medio di un tavolo della gintoneria? Dipende se bevono o mangiano... dipende cosa bevono, possono bere gin tonic. Ecco, io poi adesso ho tolto tutti i gin normali perché e elevati tutti, cioè, tengo solo 10 riserve, cose molto particolari, come ti spiegavo anche ieri, gin importanti, tipo il Genium 1500 metri, raccolto ginepro tutto 1500 metri con tanto ginepro dentro, sono bottiglie da 300 euro 350 euro, no? E quindi ho selezionato 10 gin importanti con alcune toniche fatti bene, col ghiaccio fatto a mano, noi abbiamo un ghiaccio fatto a mano. Il ghiaccio è importantissimo nei gin tonic, perché fare un buon gin tonic non è solo mettere gin e tonica. Il ghiaccio deve essere molto freddo, sul sapore, Il ghiaccio è molto duro. Quello che dicevamo prima, lo Shizaki secondo me è la miglior macchina che lo fa, però trasparente, bellissimo, solo che quando cade nel cestello la temperatura lì è meno 2, meno 3, quando il barman lo prende... Invece io, è sempre un bel ghiaccio, un buon ghiaccio. Invece quello che facciamo noi a mano lo mettiamo già a meno 22 gradi con i bicchieri, un ghiaccio durissimo, non è trasparente, non è bello come l'altro, ma è resistente. Chiaro. Le toniche sono importanti, sono molto fredde, perché io vado in tanti posti, ho visto anche posti di 5 stelle lusso a Milano, hanno le toniche fuori, perché non hanno, non perché i barman non lo sappiano, perché magari non hanno spazio nei frigo. Quindi nei frigo devono mettere vino, champagne, tutte le cose, sacrificano le toniche, però la tonica quando va a contatto col ghiaccio, se non è molto fredda, si sgasa subito e quindi cambia il gusto. Io addirittura mi ricordavo quando bevevo gin tonic tutte le sere e li assaggiavo con le varie toniche, cioè capivo se i miei ragazzi avevano caricato il frigo alle 6 di sera o alle 2 quando erano arrivati. Pazzesco. Quando avete caricato il frigo? No, capo, abbiamo fatto prima il lavoro. Allora, ti ho detto di caricare prima, perché si sente che non è abbastanza fredda la tonica, e lo riuscivo a sentire. Figurati se la lasci fuori. E ora quanto costa un gin tonic da te? Il prezzo minimo tipo di un gin tonic? Allora, adesso noi partiamo dai 25 ai 50. Al ticket proprio? Sì, ho anche dei Monkey Distiller Cut che trovo in giro, che sono bottiglie, cioè mezzo litro costa 500 euro, 400 euro. Ma siamo pieni, perché chi vuol bere bene lo sa. Già selezioniamo, essendo che il posto non è più grande come quello che avevo prima, che si è bruciato nel 2020, avendo meno coperti, l'unica cosa da fare era quella, perché tu non puoi mettere un gin mare che di fronte a me c'è quello che ce l'ha 8 euro col ghiaccio scassato, per dire, e mette lo stesso, allora devi toglierlo, come è stato per gli champagne, per selezionare. Io non ho messo più uno, che so, i classici Moët Chandon, Veuve Clicquot, queste cose qua le ho tolte, perché tu non puoi mettere 300 euro un Veuve Clicquot, ti diranno, se è un ladro la gente non viene, lo togli. Se vuoi venire a mare da me, devi partire da Crystal, Cru, Dom Perignon a salire, e quindi è quella selezione che con chi può viene. Claro. E infatti si può dire che quello che ha fatto te a livello di branding, marketing, si può dire che è geniale, nel senso, te hai lanciato il trend di sciabolare, di flexare il buon bere, sì, bere champagne, cioè è stata una cosa voluta o è successo? No, mi sono inventato parecchie cose,
La prima, prima di, della patente avevo, davo il diploma dello sciabolatore. Ah. Cioè, a seconda di che bottiglia prima c'era il diploma, la laurea, avevo proprio il, avevo stampato, peccato che non ne ho trovato, se no ve lo portavo, faccio vedere. Davo il diploma e poi si è inventato la patente, no? Con mio amico anche Filippo, che è stato uno dei primi clienti, 12-13 anni fa, Filippo Champagne. Champagne. Che poi magari, ciao, magari poi ve lo, un giorno verrà anche lui. E con lui è stato uno dei primi a bere tanto champagne da me 13-14 anni fa di là, e dicevamo che per bere certi champagne ci vorrebbe la patente, no? Tipo, tipo Celos, sì. E da lì ho detto, pensavo, facciamo una patente in metallo e mettiamo il nome del cliente che apre quella bottiglia e la data in cui la sciabola è... E poi gliela regaliamo. E così è partita anche questa patente. Poi in tutta Italia, anche lì me l'hanno copiata tutti, hanno fatto patenti di sciabolatori. E dopo ho abbandonato un po' anche quello. Insomma, io le lancio le idee. E poi... No, ragazzi, a parte gli scherzi, come avete visto, io non so sciabolare, anche giusto così, a ognuno il suo, a differenza di Davidone. Ma una cosa che so fare molto bene è vendere prodotti digitali online. E un'altra cosa che so fare veramente molto bene è insegnarlo alle persone. Quindi se anche tu che stai guardando questo video vuoi avviare il tuo prossimo modello di business nel 2023, vuoi cominciare a vendere prodotti digitali, mi raccomando, come sempre, trovi tutti i link in descrizione. Ciao! Chi è il tuo... C'è un competitor in particolare, se lo vuoi dire, che ti copia spudoratamente? C'è tutta Italia, sì, tutta Italia. Italia, poi competono molti, tantissimi haters, tantissima gente che... E i terzi ce ne hai tanti? Come li gestisci? Ma io ti dico la verità, no, ma io a volte non li guardo neanche, mi fa vedere i ragazzi, guarda cosa ha scritto, cosa ha scritto. Cioè, per... l'haters è anche importante, perché tante volte ti fanno pubblicità, proprio, dice, ma vedono qualcuno e va a vedere, ma vediamo chi è questo che parlano male, che dicono, e da lì cresce sempre di più. Quindi a me non è che frega tanto. Anche all'inizio non te ne è mai fregato niente? All'inizio sì, poi dopo ho capito che invece servivano anche quelli, e quindi li ho ignorati, e capisco che cioè, il loro fallimento è proprio quello, cioè quelli che stanno dietro a un computer tutto il giorno, invece di, come fanno magari in America, che ammirano, no? Invece di capire come ho fatto io arrivare da zero, dall'ortolano, a comprarmi un Ferrari, un Lamborghini, guardano, cercano di distruggere te, cioè non è che ti danno la mano per facilitare, ti vogliono tirare giù, capito? Chiaro. E quindi finché non capiranno quello rimarranno sempre lì nel loro brodo, cioè. Senti, ieri sera a cena mi hai raccontato un aneddoto che mi ha fatto divertire veramente tanto, di quando ti hanno arrestato in Svizzera. No. Raccontaci un po', ti va di raccontarcelo. Sì, sì. Allora, bevi tranquillo. C'è qualcuno che beve più di me. Allora, praticamente eravamo durante il lockdown e facevamo i delivery. Era le 10:30 circa, ero con un mio dipendente, una mia ex ragazza che avevo prima. Delivery col Ferrari, giusto? Sì, no, lì quella lì non l'abbiamo fatto col Ferrari, poi li facevo. Ah, ok. Lì a Milano sì, li facevo anche col Ferrari. E mi chiama un cliente e mi ha detto, siamo in un albergo qua a Lugano, compleanno di mio amico, mi mandi un taxi con 6P2. Sì, non c'era nessuno, ho detto, guarda, se ne prendi 12, veniamo noi. Va bene, metti su. Allora, oltre a 12P2 ho messo anche un P3, bottiglia da 3.000, e un P2 Rosé 96, che era un'altra bottiglia da 2-3.000 euro. Praticamente era un carico sui 15.000 euro di roba. Andiamo, metto il navigatore, e il navigatore mi fa fare la zona, la frontiera di Como, che era spenta, era chiusa, passo, tranquillo, non ho pensato a niente. Arriviamo in questo hotel e il proprietario dell'hotel non ha voluto che si bevesse lì perché dice... Che era lockdown. Ovviamente. Sì, lockdown, è troppo assemblamento. E allora noi dovevamo solo consegnare e andare via. Il cliente fa, dai, ma allora andiamo da me. Dove? Ma qua a Bellinzona, nel locale, non mi ricordo dove era. E, andiamo, lo seguiamo. Ma poi questo apre una scuola. Non sapevo mai, io avevo una scuola. Ho detto, ma sicuro possiamo bere qua? Sì, 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 perché sei chiusa. Te a fare i video nell'aula magna. Sì, sì, lui era un insegnante lì, no? E aveva le chiavi. E allora io ho detto, ma posso fare i video? Sì, sì, guarda che mi vedono tutti. Inizia a fare i video, P2, vai, sciaboliamo dentro là. Nella scuola. Poi andiamo a letto tranquilli, il giorno dopo, cioè, abbiamo dormito là perché avevamo bevuto per non tornare, alle 10, bam bam, polizia. E allora ci hanno portato, ci hanno tenuto 5-6 ore proprio divisi, quasi ammanettati dentro, interrogatorio lunghissimo. E, niente, alla fine ho dovuto pagare le multe, perché non ha pagato la dogana, non c'era dogana, ho dovuto pagare l'IVA sulle bottiglie.
meno male che non hanno capito che erano P2, P3, gli ho detto che tutti Don Perignon normali, okay. Allora non sapevo, quindi su 3.000 euro hanno calcolato 500 euro di IVA. Ora magari vedano, tornano. Ora tornano. Sì, okay. Io di sicuro non ci vado più. Aspetta, questa è la cosa bella. Per andare via ho pagato quella multa, perché eravamo più di 5 persone, quindi 1.000, mi sembra 1.200 o 600, 1.200 era a testa per me e la mia ragazza e il mio dipendente. E in più, cioè, poi non mi bastava i soldi, dove ho la carta di credito? No, contanti, quanto hai in contanti? Un rene. Così, quanto hai in contanti? Dimmi quant'è la multa. Fai venire qua qualcuno che è contanti, se no non puoi andare via. Cioè, praticamente abbiamo raccolto tutti i soldi che avevamo in contanti e ci ha fatto, diciamo, lo sconto per prendere tutti i contanti. Ho pagato un po' meno e poi ci ha fatto andare via. Davide, hai anche altri aneddoti da raccontarci divertenti come... Qual è il tavolo che ha speso più soldi alla cintoneria? Proprio il record. Ho fatto tavoli anche... Ho fatto uno, vi ho fatto vedere ieri, una sciata, 45.000 euro in una notte, cioè dalle 9 di sera alle 3 del pomeriggio del giorno dopo. Fantastico. Cioè. Claude Ambonnet, quant'è? 4.000, 2, bam. Così. Poi c'era, vabbè, eravamo in tanti a bere, lui era da solo, però eravamo noi, ragazzi, divertimento, capito? 45.000 euro, no, fatti anche da 30, così. Però insomma, diciamo, una bella clientela, una clientela alta. Poi, cos'è che mi avevi chiesto prima? Aspetta, che volevo dirti l'aneddoto. Sì, mi avevi chiesto uno bello che... Di Gheddafi. Ah, ecco, sì, quelli, sì, aspetta. Quando eravamo ancora al ristorante, ho fatto una sangria, veniva il figlio di Gheddafi, no? E Stefania voleva una sangria top. Ho fatto una sangria con Masseto, rosso messo Masseto. Salon, come champagne. E avevo messo il cognac tre venerabile della men tre venerabile, un cognac comunque costoso anche quello, cioè praticamente una sangria da 4.000-5.000 euro. La sangria più costosa del mondo. Sì. Era buonissima, eh. Immagino. Lì da te in cintoneria vengono tutti personaggi famosi, anche politici sono mai venuti? Vengono anche, sì, vengono tanti famosi, però la maggior parte non si fanno mai riprendere. Io dico calciatori famosi, a volte non sono calciatori, sono imprenditori, comunque i miei video sono micidiali, deleteri, cioè purtroppo anche se magari la moglie di qualcuno non ha Instagram, c'è la vicina di casa che l'ha visto, sai che ho visto mai, e quindi certi personaggi vengono volentieri, però non gli faccio video, cantanti anche, io lo so già. Perché tu hai anche delle aree riservate dove si può... Delle aree riservate, ma soprattutto non li inquadro io, inquadro solo la bottiglia, quando apriamo la bottiglia sciaboliamo cosa e ci andiamo... Molta gente, non è che sono tutti come noi che possono... A me frega niente, a me messo dove voglio. Cioè. E comunque, quanti anni hai, scusa se te lo chiedo adesso? 57. E comunque dai social si vede che fai una vita abbastanza... Com'è la tua giornata tipo? A che ora vai a letto, che ti svegli? Ah, guarda, fino a un po' di tempo fa riuscivo a alzarmi verso le 2:30, 3, forse più di un anno fa. E andavo in palestra, sì, pomeriggio, andavo in palestra e spingevo anche lì. Adesso che ho cambiato, non siamo più in quella vecchia cintura di qua, che poi ho il privé di fronte, e però la notte guadagni, cioè io dopo dalle 3 in poi, quando ho il privé, magari facevo da 4-5.000 euro, e di là magari ne faccio solo 1.000. E quindi arrivo a casa a volte alle 6, spesso alle 6, 7, dormo. Io dormo le mie 8 ore, le dormo sempre. Comunque la mattina ormai. Dai, sì, poi mi alzo alle 4 di pomeriggio, così, 5, 4, vado in palestra, un'oretta, rilassata, non spingo più forte come prima, e cerco di tenermi in forma, e poi la sera bam, si riparte. Si riparte. Wow. Si giorno acqua, manetta. 7 su 7. Io 7 su 7. Sì, infatti mi diceva anche che hai viaggiato poco, cioè sei sempre stato lì a spingere praticamente. Ho viaggiato, sinceramente a me non piace. A me non piace tanto viaggiare, quindi non è che mi interessa, io sto bene lì. Né tu. Anche mi dico, ma perché non vai in ferie? Cioè, sei soldi e cose, ma dove vado? Cioè, guardate, ci sono gli squali dappertutto, il terrore degli squali. Devo andare a Hurghada lì da un amico che mi ha invitato 5 sera, quasi convinto di lasciare. Porca miseria, il giorno prima di organizzare per partire, uno squalo, si è mangiato uno lì a riva. Cioè, poi sono andato anche ho visto a Livorno, in Sicilia, cioè, il mare. Poi ho il terrore degli squali, quando ero piccolo avevo visto il film. Sì, questo è un bel aneddoto, ti racconto. Avevo visto lo squalo 3 con gli occhialini tridimensionali, no? Che una volta te li davano. Ero rimasto così interiorizzato che non andavo più al mare. Quando andavo in piscina al Principe di Savoia, c'è sotto il disegno di un delfino, lo evitavo. Era paura, giravo largo anche lì, capito? No. Le fobie.
Ma senti una cosa, Davide, ma com'è che ti parte? Ora faccio le storie, inizio. Com'è che ti è partito di metterti sui social, fare le storie? Cioè, cos'è che ti è accaduto? Ma vedendo altri amici, cioè, sì. Quando mi ha iniziato a fare Periscope, facciamo solo le dirette. Poi Facebook era diventato famoso, ho iniziato anch'io. Instagram. E Instagram, Stefania mi ha convinto poi a fare Instagram, anche lei. Io dice, ma no, ma lascia stare, invece no, con Instagram ho fatto il botto con Instagram. Quanto Stefania Nobile c'è nella gintoneria? C'è, lei, allora io c'ho la verità, non potrei fare la vita che faccio e neanche non sarei arrivato dove sono se non ci fosse lei, perché comunque per fare sta vita qua immagino che di giorno c'è tutte le altre rotture, avvocati, commercialisti, fornitori, assegni, ciao, cose che se dovessi andare al commercialista svengo, non è. E quindi tutte queste, diciamo, il lavoro sporco tra virgolette lo fa lei. Io mi alzo bello bello, vado in palestra e poi arrivo là e spingo, io faccio la parte di, infatti lei non fa mai tardissimo, di solito 10, 10 e mezza, viene quasi sempre, quasi tutte le sere, poi 10 e mezza va a casa con sua mamma e il cane e via. Posso fare una domanda scomoda? Sì, come non ti arrabbiare però. No, mi hanno scritto in diverse persone e mi hanno detto tanti ti amano, ti adorano, cioè ti hai spaccato veramente le masse, l'ho notato perché c'è tantissimi fan che mi hanno scritto ma come porti Davide, fammelo conoscere, voglio venire. È vero, anche nei commenti tutti. Sì. E poi però c'è anche degli hater che mi hanno scritto chiami Davide che è quello che ha fatto i soldi ripulendo i soldi delle marche. Cosa dicono? Anche perché noi tante volte ci scherziamo, no? E dico ma metta, allora mi regali il Ferrari o cosa, però la verità è che i soldi abbiamo fatti insieme e Stefania lavorando, perché quando abbiamo iniziato con la Malmaison, che era il ristorante, cioè lei coi tacchi serviva, io lavavo i piatti, mio papà apriva il crudo e un po' clicò, mi ricordo, te lo giuro, la prima volta che ho bevuto un Petrus, che avevo fatto anche un bel investimento a prendere, è arrivato un russo che l'ha bevuto, ha lasciato quasi metà lì. Cioè quando è andato via mi sono seduto, neanche ho cambiato il bicchiere, dal suo bicchiere stesso sono seduto, non mi sono bevuto tutto, tutta la bottiglia che era rimasta, cioè ma per dire, non me le sognavo quelle cose, anche Don Perignon, ci bevevamo un vodka ogni tanto e quindi abbiamo fatto sacrifici, mia zia anche mi aiutava a aprire il crudo, c'avevo sempre... Ora più che altro si vede proprio là che hai proprio una vera e propria passione, no? Poi chiaramente siamo cresciuti, io ho fatto un bel investimento, lì avevo una cantina, arrivato a quasi 3 milioni di euro di cantina, quando si è bruciata là. Adesso non ho più spazio, cosa, un deposito di uno che ti affitta i frigoriferi e tutto, e tengo tutte le bottiglie là, e ogni tanto quando abbiamo bisogno i ragazzi vanno e prendono 2 o 3 cartoni di quello, carichiamo il frigo, però dei bei missili, cioè delle bottiglie, anzi stasera voi vedrete la puntata martedì prossimo, quindi la vedrete, ma oggi che torno inauguriamo il Ferrari e aprirò una bomba a mano. Che Ferrari hai preso? Ho preso il 296. Mamma mia. La prima che arriva a Milano. Mille l'ho provata cavalli. Quasi, sì. Cioè, pazzesco. Vola, c'ha le ali. L'hai già provata, vero? Sì, l'ho provata ieri prima di venire qua. Com'è? Adesso lasciata lei. Ma e quanto costa mantenerlo? Ma allora, tanta gente dice costa perché se fai un noleggio di un giorno ti costa 2000 euro al giorno. Comprarla, secondo me non conviene adesso, conviene fare il noleggio a lungo termine, 3-4 anni, tanto la usi sempre te, però è dentro assicurazione, tagliando. E quanto costa al mese? C'è la casco? Sì, casco. Certo. Sì, quando è noleggio a lungo termine in genere lo fa. Nel Ferrari 488 che ho avuto adesso per 3 anni, ho preso sotto un cordolo, mi si era staccato il paraurti di dietro, 60.000 euro in anni. È una macchina nuova. Paraurti, sì. Però te non hai tirato fuori un euro, no? Con la casco? No, no, quasi, no, vabbè, l'IVA, franchigia, 12.000 abbiamo pagati, però vabbè, comunque, quelle macchine devi mettere in preventivo questo, no? Ma quanto, quella nuova che hai preso, quanto ti viene di noleggio? Se lo vuoi dire... No, sui 7.000 euro al mese. Ok, dai, infatti... Ma poi abbiamo anche la Urus, Lamborghini, cosa Stefania... Quella con cui ci sei oggi? Sì, è stupenda. Utilitaria per i viaggi. Sì. La mini. Viaggio fuori la spesa. Quando andare fuori la spesa, praticamente. Durante il lockdown, quando facevo i delivery col Ferrari... si poteva uscire per fare la spesa o cosa, mi ferma, infatti avevo fatto dei TikTok, avevo tutti con la mia voce, dove va lei? A fare la spesa, perché? Col Ferrari. E io ho detto, non è che tutti hanno la fortuna di avere la seconda macchina, cioè, si è messa a ridere, il vigile si è messa a ridere, fa vai. E senti, da quando avete aperto la gintoneria, quanto ci avete messo a ingranare, a fare i primi veri soldi, diciamo? Quanto tempo è passato? Allora, da qua ho aperto la Malmaison, il ristorante, sì. Un po', ci abbiamo messo 6-7 anni. Ah,
6-7 anni, perché poi dopo sono rimasto da solo perché Stefania ha avuto le sue problematiche, cosa, quindi era difficile, cioè io cercavo di risparmiare tutto, andavo tutti i colloqui, portavo da mangiare, cioè era dura, a volte lì veramente andavo a letto la mattina, lì andavo alle 2, alle 3, poi alle 6 mi dovevo alzare alle 7 per prendere il treno, è stato un periodo duro. Dopo, quando è tornata lei, abbiamo iniziato a incrementare forte, e poi ti dico la verità, con l'avvento di Instagram è stato il botto. Cioè, quando mi chiedono come hai fatto a fare i soldi, come, che consiglio mi dai, in qualunque settore posso dire vai, sfrutta i social adesso. Adesso c'è Instagram, prima c'era Facebook, anche perché una volta, quando c'erano i social, per esempio tu dovevi comprare un bar tabacchi in una via di passaggio, tipo in Duomo, così, ti costava, mi ricordo, 3 miliardi di lire, costava una roba pazzesca, no? E invece, con l'avvento dei soci, io ero in una via sconosciuta da Dio, via Comune Antico, una via chiusa, 2.000 euro di affitto pagavamo, 500 metri quadri con giardino e tutto, portavo la gente con i soci. Quindi non conviene più, secondo me, adesso spendere tanti soldi e prendere attività in centrale o cosa. Puoi stare anche un po' fuori. Ottimo consiglio. Sì, stai un po' fuori, ti crei, poi devi essere bravo sui social, comunque all'inizio farti taggare da qualcuno, che, e poi essere bravo tu a portare avanti. Che consiglio daresti a chi ci ascolta e vuole crescere su Instagram? Detto, farti taggare da qualcuno, credi che le collaborazioni di questo tipo è importante. Io, per esempio, ho visto che è arrivato il mio amico Ruzza, sì, ho visto che avete intervistato un po' di tempo fa, bravissimo lui, vedi, l'uno di quello che io all'inizio gli ho dato una bella spinta, però poi lui è stato bravo, lui andare avanti, e dopo si è fatto da solo. Gli ho dato con i miei primi tag, facevo vedere orologi, chiaramente l'influencer lo paghi finché c'è bisogno, poi non ha senso continuare a pagare un influencer se dopo un anno, due anni, che tanto chi segue me è appassionato di orologi poi inizia a seguire te. O chi segue me poi appassionato di macchine inizia a seguire CTZ, e quindi quando io ti ho dato un bel bacino di clientela puoi essere bravo e viaggiare come tu, con le tue gambe, come ha fatto Ruzza, che è stato bravissimo. Mentre ci sono, ma anche ragazze, io ho taggato tantissime, boom, prendono il volo, come ho anche i miei dipendenti, cioè prendono il volo, poi boom, lontano da solo. Poi alle persone, certo, lui disse questa cosa, che io grazie a Chiara Ferragni e a Fedez ho ricevuto una marea di follower, sicuramente mi hanno spinto molto, però poi devi saperli portare avanti, cioè, certo. Comunque lì non è che la spinta te la danno, anch'io all'inizio ho avuto la spinta, è chiaro, da chi? Se posso, ma chi ti ha aiutato inizialmente? Inizialmente beh, c'era Stefania, che già le aveva la partita e ne aveva un po', poi un'altra ragazza che aveva già più di 30.000 follower, Francesca, mi taggava sempre, poi ecco, lei una grossa spinta me l'ha data la sua amica, che aveva già 2.5 milioni di follower, mi taggava sempre, mi lascia volare, come si chiama la, no quella che presenta la serie B, che il calcio, Diletta Leotta. Diletta Leotta, lei Diletta Leotta. Ecco, lei salutiamo Diletta, direttore nazionale. Lei mi ha dato una grossa spiesa, non so, credo che abbia 4 milioni di follower, ma ai tempi, quando anche siamo andati in Sardegna, aveva 2.5 milioni di follower, e poi, essendo che era molto amica con la mia ex, veniva spesso in gittoria, sciabolava, e con i suoi tag boom. Poi dopo sono stato bravo, sì, con i suoi tag ne ho presi a volte 10.000 8.000. Anche perché la gente era curiosa, erano le prime sciabolate o cose, non ho capito, quindi dice guarda questo, guarda le bottiglie, e poi dopo sono stato bravo io a andare avanti, faccio la stessa cosa con gli altri, certo. Però si è arrivato a un punto che veramente, ti dico la verità, guadagnavo quasi 20.000 euro al mese di sponsor, poi erano diventati troppi, vedevo che troppa gente, i ragazzi mi scrivevano Davide, ormai sei tutta una pubblicità, perché è normale, ti pagano di fare almeno 3-4 a settimana, devi fargli 3-4 spot, no? E poi c'era quello, c'era quell'altro, quello degli orologi, e c'era quello delle macchine, c'era quello del profumo, e era diventato quasi tutta una pubblicità pesante, e vedevo che la gente stava perdendo follower. Un po' perdi anche di credibilità. Anche quello è vero, io ho sempre cercato di fare cose in cui credevo, e ho sbagliato un paio di volte, mi spiace, perché mi sono lasciato prendere, ho fatto cose che non capivo niente, tipo i trading online, Bitcoin, quelle cose lì, capito? Che poi c'è chi è bravo, però se non è, ma anche scommesse, poi non gioco, quindi non sono un giocatore, è inutile che vado a fare una cosa del genere. Adesso non è più. No, assolutamente, quelli no. Quelli buoni, qualcuno lo faccio, qualcuno. Però non tanti siccome. In base a cosa le scegli le collaborazioni? Ma guardo se un prodotto è valido, se è una cosa interessante, se. Cioè, per esempio, Ruzza, quando faccio esempio lui, perché è stato qua da voi, Ruzza, visto che aveva un bel negozio, era affidabile,
non è che vendeva in mezzo a una strada, cioè era una, era una persona. Lorenzo come ciao, sempre, Lorenzo, guarda, puntate, Russia grazie. Watch sempre con me. Ah, beh, era una persona seria e quindi l'ho sponsorizzato volentieri all'inizio. E poi dopo aver visto bravo davanti a questo gambe, quindi in base a quello guardo anche quando mi sponsorizzano un prodotto, assaggio se buono o non è buono, pubblicizzo solo cose in cui credo ed è per quello che ho un pubblico fedele che crede in me. Purtroppo la verità, qualche volta anche io ho sbagliato a fare due o tre cose, vabbè, che è vero, cioè ci sono tanti influencer che proprio si sputtanano dopo e poi sì, dopo finiscano lì, perché poi finisce il infatti adesso non faccio più quelle cose di che so, scommesse o cose, guadagni automatici, anche perché non ci capisco, magari sono buoni ma se non capisco è inutile, come faccio a spingere una cosa, certo. Anche perché i tuoi follower ti seguono per te, capito? Non tanto per quello che gli proponi, ma sì, sì, come li intrattieni. Ma poi se io cerco di rispondere a tutti, cioè, ti ho fatto vedere quanti messaggi, ecco, a volte non riesco a rispondere a tutti perché mi spiace, però piuttosto che far rispondere a un altro, come fa tanta gente, si fa seguire. Ecco, la cosa più sbagliata secondo me è chi si affida a delle agenzie proprio e rimane freddo, sterile quel profilo, capito? Capisco che anche tanta gente non ha il tempo di seguirlo, perché vedo anche magari uno vende macchie, fa tutto il giorno impegnato, non ha tempo di seguirlo, allora si affida un po', però ci vuole sempre un pizzico di tuo. Poi anche, cioè, su Instagram il consiglio che ho sempre dato, non deve essere statico, cioè quello che ti fa crescere su Instagram sono le storie quotidiane, tipo lo so, Beautiful per esempio, vedi che mia mamma lo guardava 40 anni fa, c'è ancora, la gente ogni giorno vuole vedere cosa, come va a finire, cosa fai. I profili che crescono poco sono anche quelli che vedi, una è bella, reggiseno in mutande, tutte foto di reggiseno mutande, fa vedere solo quello. Sì, ho capito, sei figa, ciao. Sì, ma basta, ce l'ho già visto. Così, uguale. E poi devi diversificarti, cioè alla fine è quello, capito? Bravo. Devi essere unico. C'è anche gente che lavora negli champagne, tutto il giorno fa vedere solo champagne e basta. Ma la gente vuole sapere anche la tua vita privata, a che ora ti alzi, cosa fai, quando vai in palestra, cosa mangi. Cioè, questo che piace alla gente. Vedere tutte, buongiorno Italia e buonanotte Italia, cioè vedere tu, ecco cosa ha fatto Davide, oh, guarda Davide da tale tale 5, orario molto importante, mettere spesso l'orario, guarda da tale tale 5 alle 6, oh mica cosa ha fatto, hai visto, e passaparola, sì, sì, il passaparola sì, continuo che ti fa continuare a crescere, hai visto ieri, ti ho fatto vedere quasi 1000 follower in un giorno, pazzesco. Ogni volta che aggiorno 300, 150, anche perché ho perso il mio profilo forte, che avevo 270.000 follower, sono riuscito adesso con 4 mesi sono riuscito a riavere lo stesso nome, Spunta Blu, me l'ha data subito perché comunque esco su Google da tutte le parti come personaggio pubblico e sto, la gente adesso mi cerca e sto ricreando, infatti sono arrivato 83.000 così in poco tempo, però è un lavoro anche questo, sinceramente, è un lavoro, cioè è un lavoro impegnativo tutto il giorno. Tanta gente mi diceva, oh, ma anche quando esco qua, oh, ma basta con queste foto, con questi video, ma la gente non ha capito che è il mio lavoro, cioè, vado al ristorante, devo far vedere anche io, apriamo la bottiglia, faccio vedere, tag. E ieri vedevo in ogni locale dove si andava comunque taggavi quel locale, cioè, ma anche Montecatini, anzi salutiamo tutti questi ragazzi, sono venuti ieri hai visto, passavano con le macchine, Davidone sì, il cavallo, cioè, ma in qualunque paese d'Italia vado, sì. No, ma è vero, io guarda, ho invitato tanti ospiti a Gurulandia, ma non ho mai avuto un ammontare di messaggi come quando ho detto che c'eri te. Cioè, veramente poi la gente... un grande affetto per te. Sì, tutte le puntate sotto nei commenti. Ma anche sotto le puntate di YouTube. Ah, piano. Cioè, portate piano. Davide la Cerenza, ragazzi, lì. Ve lo abbiamo portato. È qui. Attenzione, non so se adesso si leva la maschera. Invece ci sono... ti è mai capitato di avere haters dal vivo, qualcuno che... ti hanno rapinato anche. Ah, è vero, se ci racconti anche la rapina. La rapina ne fate due, sì, sì. No, avevo il Patek prima, c'era un coro, l'ho tatuato, perché, mi ha rapinato, sì, sai, nei video vedevano cosa, sono arrivati la prima volta sette anni fa, con le pistole, la rapina a mano armata, mi ha sequestrato dentro, è stato bruttissimo. Cioè, ti hanno chiuso in un posto? Hanno chiuso dentro, sì, in cintoria, 7:30, hanno calcolato quando ancora non c'è nessuno, e mi hanno portato quello, i bracciali, e poi un'altra volta ancora, perché l'avevo ripreso, e mi hanno rapinato in strada con le pistole sempre, e poi ho detto basta, facciamo il tatuaggio. E ora come la vedi la situazione di Milano? Cioè, la situazione di Milano sta diventando un po' è drammatica adesso, soprattutto in centrale, stazione centrale dove siamo noi, ma anche un po' dappertutto, pieno di questi extracomunitari che cioè io dico, ci sono dei, per esempio i Bangladesh, non vedi mai arrestare un Bangladesh, vengono tutti qua a lavorare, no? Bangladesh, Cileso, poi ci sono delle popolazioni diverse che vengono qua proprio e fanno solo quello,
Cioè adesso in centrale, anche ieri i miei ragazzi hanno sventato uno che stava scippando a uno, un tunisino, ha tirato fuori il coltello, ha fatto vedere il coltello in pieno giorno, così, no? Rapina, sì, rubano anche per un telefonino da 50 euro. Sì, ma guarda che sono tanti anche i ragazzini italiani. Ora c'è questo problema delle baby gang che sì. Mi hanno detto... Io ho il buttafuori sempre alla sera lì, perché sennò non puoi lavorare. Cioè, se un buttafuori era altissimo, quindi da me non succede quasi mai casino. Ma vabbè, la tua clientela comunque è matura. Sì, poi no, ma io ho una clientela alta, livello alto. Già il prezzo seleziona molto la clientela, quindi non arrivano, cioè, casinisti. Fai anche selezione all'ingresso proprio, volendo? No, no, però più che altro vedono già il menù fuori e a volte gli stranieri vogliono lo spritz, noi abbiamo, c'è proprio il cartello, c'è scritto Only Gin e Champagne, no spritz, amare, minchiate simili, ho scritto proprio così. Ah, fatto bene, giusto, c'è slogan, scritto proprio sul cartello, sulla tenda. A me piace minchiate... lo spritz. No, vero, l'ho bevuto anch'io, però con lo champagne. capisci? Però chi viene già, che vuole spritz, 20 euro spritz non te lo paga, allora lo voglio 5 euro di fronte, infatti già gli faccio segno, vai di là a spezzare. Non rompere coglioni. Sì. Senti, a livello di cultura generale, proprio qual è la differenza tra uno champagne di 50 euro e uno di 2000 euro? Cioè qual è la differenza? Vabbè, caspita, cioè nello champagne non c'è, non puoi fare magheggi, cioè se uno champagne costa 50 euro perché vale 50 euro, perché uno champagne... già per essere champagne devi fare 36 mesi sui lieviti, però già uno champagne 36 mesi sui lieviti è uno champagnino, cioè sono i piccoli, sono tanti piccoli proprietari, piccoli vignaron, molti puntano su quello, alcuni sono veramente forti, che erano piccoli vignaron, sono diventati grossi tipo Selos, quello che abbiamo avuto ieri sera, o Gloria, abbiamo trovato il buco. Va benissimo. Sì, quindi sono... di raccontarlo. È vero, sì. Infatti, cos'è ora, il buco? Perché... Finiamo vedi, un attimo vedi il discorso. L'esperienza, sì, finisce, poi dopo finiamo il discorso degli champagne e poi si racconta. Sì, champagne invece che costano 2000 euro, è già stata di struttura, perché poi fondamentalmente il segreto anche di un buon champagne, a parte le uve, la zona dove vengono raccolte, è quanto stanno ferme sui lieviti, tipo un Dom Pérignon normale, fa già 7 anni sui lieviti, 6, 7, 8... un P2, che vuol dire Dose Amplitude, e fa lo stesso, per far capire bene, mettiamo un 1988, che era nato 88, le uve dell'88 vengono sboccate quando tiri via i lieviti, sboccate significa, poi adesso non mi dilungo, sennò uno si può andare a vedere su Google tutto dettagliatamente, no? Vengono sboccate 7 anni dopo, quindi 88, 95, 96 esce quell'88 lì. Le stesse uve vengono tenute lì invece, a parte, ancora 16 anni tipo sui lieviti, e diventa P2, quindi le stesse uve, però tu le bevi dopo con un perlage molto più fresco, però il gusto delle uve vecchie. Il P3, che invece è sempre dell'88, che uscita già una bottiglia a 3.000 euro, è stata a 35-40 anni sui lieviti, quindi bam, ti arriva qua con le stesse uve dell'88, hai una freschezza pazzesca, l'hanno appena sboccato, e adesso mi collego al mio champagne, ma con le uve vecchie. Io mi ha sempre detto, perché non fai il tuo champagne, che lo fanno tutti, c'è quello che fa i capelli, ha fatto il suo champagne, c'è quello che ha la gioielleria, ha fatto il suo champagne, sono champagnini, capito, giusto per mettere il nome. Ma com'è, io non potevo champagne? Il champagne è stato un colpo di fortuna che il mio amico Biwanda, dove mi servo con quasi tutti i champagne che compro, ha trovato questo colpo, diciamo, da uno che produce champagne, e Michel, mi sembra che erano delle bottiglie del nonno, il nipote, che quando è andato lui per prendere gli champagne, fa quelle bottiglie lì, fa 81, 82, 83, ma sono ancora qua ferme. Sinceramente non so neanche quanto percentuale di Chardonnay, di Pinot Nero c'era dentro, non so ancora neanche io, da come l'ho assaggiato, secondo me nel mio champagne c'è maggior parte di Pinot Nero. Però, ecco, me le ha sboccate, fatto le sbocco, quindi 39 anni sui lieviti. Tu immaginati, e poi l'ho preso a un prezzo pazzesco. E quindi, però sono solo 1000 bottiglie, 900 qualcosa. Quanto la vendi una bottiglia? Aspetta, lì sta il bello, perché poi dopo, siccome finalmente ho fatto il mio champagne, no? E dopo tanti anni, e ho trovato questo colpo, erano solo 1000 bottiglie serigrafate, le ho fatte tutte numerate. E lì abbiamo iniziato a discutere con Stefano, quanto lo vendiamo? 700, 1000? Perché calcolando quello che mi chiedevi te, perché uno champagne costa così tanto? Perché il tempo è stato sui lieviti. Infatti chi beve il mio champagne, sono venuti anche sommelier da 3 stelle, Michelin, hanno detto pazzesco, buonissimo.
perché è proprio quello, è freschissimo come perlage, però col gusto delle uve vecchie. E che erano solo quelle tre botti lì. Quindi io sono uscito €350 alla fine, proprio perché volevo ammazzare il mercato, cioè tutta la gente che parlava. Colpo, l'ho messo allo stesso prezzo di un Dom Perignon, Krug, che Oli, no? E allora quando diceva quanto lo mettiamo, 500-600, guarda, non me ne frega niente, intanto lavoriamo tutte le sere, l'incasso lo facciamo, stiamo bene, non tiriamo la corda, le voglio boom, infatti ho già venduto quasi 600-700, tra online, ne ho venduto tantissime online, perché tanta gente magari in Sicilia, in Puglia, che mi seguono, che hanno i locali, chi ne ha prese 5, chi ne ha prese 10, poi magari le vendono anche un po' di più, fanno bene perché vale molto di più, però io in cintura io ce l'ho a 3,50. Anche ieri sera ho visto che l'hanno aperto, cioè tutte le sere ne aprono qualche bottiglia. Comunque ormai si può dire che sia proprio... Cioè ti capita mai che vengano in gintoneria dei sommelier e ci cominci a parlare e in realtà noti che ne sanno veramente poco? Ne parlavamo ieri poca. Sera di questa cosa. Che comunque sì. quando mi parli di vini si vede che sei proprio esperto. Tra l'altro dovresti fare un corso al riguardo. Sì, sì, sì. Allora, diciamo, io non ho fatto mai corsi, però mi sono acculturato... parlando, chiedendo, guardando, commentandomi da solo, no? Però sicuramente una cultura di base ci vuole, quindi sicuramente il corso da sommelier è importante. Io quando parlo con tanti sommelier si vede che hanno un bel background di background. Preparazione, però poca pratica. Sì, però il problema grosso è proprio quello, fare la pratica, è quello che costa, perché un corso, che ne so, anche dell'ICE mi sembra che costa 500-600 euro, non so. Però quando hai fatto i tre corsi poi devi iniziare a bere. Cioè quando ti fanno bere lì, ti dico il Merlot, un esempio, non ti posso far bere un Massetto che costa 1200 euro a bottiglia, ti faranno bere un altro Merlot. E quando poi tu assaggi Massetto dici, ma è completamente diverso. Cioè, quindi ci vuole anche la pratica. E non è che sono tutti come me, che io ho i miei dipendenti, i ragazzi che ho formato, anche quelli che sono andati via mi stimano, mi vogliono bene, perché comunque ho fatto assaggiare tutto io stasera, che dopo questa bottiglia qua, che è una bottiglia da 5.000 euro, non la spoiler, se vuoi la spoiler, tanto lo vedranno, tanto lo vedranno, è Croparantù di Rouget, la faccio assaggiare anche ai dipendenti, ai miei due ragazzi, no? Perché è giusto, cioè a me piace farli acculturare come ho fatto con gli altri che sono andati via. Però la cosa più difficile è proprio quella, perché io bevo tutte le sere e loro li faccio assaggiare a tutte le sere, anche perché devono essere preparati per poi vendere ai tavoli delle bottiglie, devi essere preparato. Ma io vedo anche tanti stellati o cosa, non è che gli fanno mai bere niente, hanno tanta cultura di base, ma infatti stai dicendo una cosa giustissima, scusami se ti interrompo, se no me la dimentico, è che le persone che vengono a lavorare a te possono fare proprio una bella esperienza nel bere queste particolarità che magari non possono in altri posti, giustamente. Sì, infatti, quanta gente vuole venire a lavorare a me a gratis? È un bel curriculum. Io vengo a lavorare anche a gratis da te, voglio fare un anno di esperienza. Certo, però chi ha le idee chiare su che vuole fare quello, mi sembra... Cerco di formare i ragazzi che lavorano con me, che per far sì che quando vanno al tavolo sanno cosa dire. Ti volevo fare una domanda. Quanto tempo prima è necessario aprire queste bottiglie prestigiose di cui dici, insomma, quella che dopo apri? Allora, questa è una bella domanda, perché mi chiedono anche tanti... Il fatto di aprirla prima è perché bisogna fare ossigenare il vino. Generalmente si fa con i bianchi e i rossi importanti, soprattutto i rossi. Generalmente tanta gente dice il vino vecchio va scaraffato, invece non è vero, assolutamente vero. Cioè, per me il fatto di scaraffare un vino lo puoi capire solo dopo che l'hai aperto. O sei allenato e bevi... Io so già, per esempio, è stato un periodo che avevo tanti Moraché 2-1, senza fare il nome di chi, che ha avuto il picco alto, però... Come tutti i vini hanno una vita, c'è un momento in cui scende, capito? Ho avuto anche roba vecchissima. E tu non puoi sapere finché non lo apri la potenza che è quel vino. È chiaro che se un vino è troppo potente va ossigenato, quindi ho aperto prima, ma più che altro scaraffato, però per berlo subito, perché sennò devi aspettare mai 2-3 ore, no? Ma non lo sai finché non lo apri. Cioè, se non sei uno che ha bevuto le sere, io per esempio bevo degli amaroni importanti, che comunque li bevo spesso, e allora so già quello che va scaraffato e quello che non va scaraffato. Generalmente io non scaraffo quasi mai, prendo dei bei bicchieri ampi, tipo Zalto, quello è importante, il bicchiere sottile, il bicchiere è molto importante. Le versi un bel po' e lo fai ossigenare nel bicchiere, a me piace più così. Poi ci sono quelli veramente potenti che quando lo assaggi devi farlo. Però secondo me finché non lo apri, non lo assaggi, non puoi decidere se scaraffarlo o scaraffarlo. Poi ognuno ha le sue teorie. Poi uno che dice, dicono tanti vini vecchi, va a scaraffare, cavolo, dice, peggio ancora. Se mai vino giorno. Eh sì, perché poi muore subito il vino. Sono dei vini che quando li metti nel bicchiere, soprattutto io ho bevuto dei Monfortino 41, 1941 Monfortino.
era una bomba, ma color mattone ormai, no? Però ti esprimeva altri gusti, altri, perché sono questi vini importanti che costano tanto, soprattutto il costo di un vino è dato dalla sua longevità. Tu per il Romanée Conti in Francia, sono vini che costano 30.000 euro, 40.000 euro a bottiglia, ma perché proprio sono vini longevi. Quindi tu lo puoi bere anche al subito e hai ti esprime dei sapori, delle cose eccezionali, però puoi bere anche dopo 30 anni e lo senti completamente diverso. E quindi quei vini lì, quando hanno già 30 anni, cose, ti dico il Monfortino, che era proprio nella fase finale, devi versarne poco, berlo, e non, se tu lo scraffi, l'ossigeno, lo ammazzi subito. Quindi devi un po' alla volta, abbastanza velocemente, senza stare lì 4-5 ore, e assapori qualcosa di veramente unico, che quel vino ti può esprimere in quel momento della sua vita. Chiaro. Sai, mi ha detto eri astemio? Che? Eri astemio, sei vero? Dove? Te mi hai detto ero astemio. Ah, sì, sì, ho iniziato a bere a 35 anni. Meno male, per quello dici come fai a bere sempre così. Sì. Quanto bevi adesso al giorno, tipo? Ah, io bevo... Ti reputi alcolizzato oppure no? No, io guarda, credo che anche guarda tutti chi vede i miei video non mi vede mai proprio fuori, come vedi in Gaina, tutto ubriaco, no? Che sfarfuglio. C'è gente che la vedi proprio... Io riesco sempre a tenere il controllo, anche perché reggo bene, perché appunto dico, fino a 35 anni ero astemio. Hai anche altri aiuti oltre... Che è una domanda che mi hanno chiesto di farti. Qual è il tuo rapporto con le sostanze stupefacenti? Ma guarda, insomma, non frega niente. Anche... Quando ero giovane, quando facevo i mercati, con i miei cugini, spingevamo, avevamo 4-5 anni, non tanto. Poi ho smesso per 30 anni, totalmente. Cioè, ero stato abbastanza male, quindi ho detto no, basta. E fumavo anche, perché avevo iniziato a fumare a militare, ma ho fumato per quei 4-5 anni, no? Poi qualche anno fa... Ti ricordo che ho iniziato ogni tanto un po' la notte per star sveglio, perché veramente è dura fare la notte, okay. No? E non è bello, c'è da dire, cioè, se riesco elimino totalmente, però parliamo proprio di una roba ridottissima, okay, se la gente vuole sapere... Cioè, non è, poi scrivono tutti tossico qua... Fa per quello, sì, tanti mi hanno scritto... Perché sono usciti anche dei miei video, purtroppo... Quando ero anche durante il lockdown. Ah, dove facevi l'uso? Sì, sì. Però, cioè, ma secondo me uno lo pensa più che altro per lo stile di vita, no? Sì. No, perché l'ha fatto sui social. Fai una riga, non è detto che tu che sei uno che fa 5 grammi al giorno. Può essere uno che ti fai 2-3 e basta. Però sono usciti quei video che purtroppo noi eravamo un gruppo di 7-8. Io non so chi l'abbiamo mandato in giro. Come un pirla sono stato. Quella sera la ragazza ha fatto il video, poi l'ha buttato sul gruppo per ridere. E poi cosa succede? Magari litighi, qualcosa, non ti senti più con queste persone, erano buttato fuori e quindi ha fatto il giro del mondo. Chiaro. Però sinceramente non me ne frega niente, perché io sto benissimo, non esagio, so controllarmi, non mi vedrei mai fare dei 3 giorni di fila imbarellato come quelli che vanno agli after o cosa, distrutti, che poi quelli che criticano me saranno proprio quelli che vanno a fare e si imbarellano agli after. Visto che mi hai fatto questa domanda, mi ha detto l'aiutino, deve essere proprio un aiutino, okay. Basta. La spintarella. Compenso non fumo, né sigarette, né canne, niente, non ho mai provato nessun altro tipo di MD, tutte queste cose che fanno, Keta, pastiglie, quando vanno, mai. Mai. Cioè, io ho paura, capito? Un po' il terrore, io sono uno che ha paura di queste cose. Tu dici, ma se sci, hai paura di quello? No. Cioè, quella di quello la faccio da giorno, so che non mi faccia male, quindi... Chiaro. Comunque meglio bere e basta. Così. Bere, sì. E meglio non iniziare neanche mai, perché uno che inizia non sa che cosa provi, quindi c'è il consiglio che posso dare a tutti i giovani. Quella è una parte sbagliata di me che voglio che non venga come emulata. Emulata a Milano, comunque, il mondo della notte di Milano è pericoloso sotto quel punto di vista, quello lo sappiamo. Sì, pensa anche il mondo televisivo, cioè, donne, ma anche donne tantissime. Donne, sì. Ragazzi giovani. Madonna mia, 20 anni già. Cavalli bruciano le tappe. Ronzine, ma che c'è lì Stefanella? A Stefania non gli piacciono particolarmente queste. No, scherzo, lei mi Stefania, vuoi entrare? Vieni in puntata, dai. È vero, vi volevo fare una domanda a tutti e due. Ce l'abbiamo una serie per Stefania? Anche lo sgabello. Mi metto io nello sgabello, guarda. Voi state nello sgabello. No, mi metto nello sgabello. Colpo di scena. Arriva, oh, eccola lì. Com'è? Si parla a prendere il cavallo. Vieni Stefania, anima questa puntata. Arriva la belva. Arriva. Bello, il bello della diretta. Spingiamo.
No, no, lascia che non si taglia niente. Arriva la tigre. Come me che faccio tutto in diretta. Eccola lì, e benvenuta Stefania Novide. Ci rivediamo. A parte tu. Centro. Si fa un after. La prima domanda che volevo farvi, no? Ma c'è sempre amore fra voi, no, allora, più oggi di allora. Siete stati fidanzati, no? Tuttora siete molto affiatati, è passato tanto tempo. Ogni donna deve passare da me se vuole andare con lui. Quindi non ha il via libera nessuna. Sì, te blocchi. Ma tutto. Sei gelosa di Davide? No, io spero. Allora, devi sapere che la mia libertà arriverà solo nel momento in cui lui troverà una donna giusta. Quindi io non sarò mai libera. Perché se io continuo a vivere in quella merda di città di Milano, è solo e unicamente per stare vicino a Davide. Ma un po' di amore è rimasto? Diciamo. L'amore fraterno. L'amore cambia, l'amore si evolve. Allora, cioè, io non ho più genitori, e lei come mia sorella e sua mamma come mia mamma. Cioè, sono le uniche due, perché non ho nessuno più. Noi ci conosciamo da 20 anni. Ci siamo amati molto, perché io e lui, quando ci siamo conosciuti, dopo 5 giorni vivevamo insieme, quindi abbiamo avuto una bellissima storia. Io sono stata onesta dal primo giorno, gli ho detto: guarda che è pericoloso, non ti innamorare di me, perché io finirò dentro, tireranno dentro te, sarà un casino. Lui ha detto no, non mi interessa. È stata una storia molto bella. Da film. Non possono capire le persone, cioè lo sappiamo noi quello che abbiamo vissuto. È stato terribile, quando era a Pisa io mi alzavo alle 6, lavoravo la notte, sempre sulle 7, mi alzavo alle 6, prendevo il treno per portargli da mangiare, non ho mai perso un colloquio. Cioè, due colloqui lui a è settimana. Stato bravissimo, lui non è mancato mai. No, poi quando mamma. Sono arrivata ai domiciliari, a casa mia ci viveva una cinese e quindi l'avevi portata te? E lui, certo, e non lo sapevi però. No, lui negava. E allora io solo sai, 2 anni e mezzo. Sono una donna che ha tanta dignità, c'è da dire questo. Mia mamma mi ha insegnato tutto nella vita, ma soprattutto questo: non si sta, non si va in chiesa a dispetto dei santi, si dice a Bologna. E quindi lui era in forte imbarazzo e mi ha detto: no, ma se vuoi la lascio, no, io la roba di scarto, la seconda scelta, non l'ho mai voluta. Tutta. Mai. Quando hai trovato la quindi cinesi? In quel momento l'ho ovviamente odiato molto, non posso negarlo. Primo perché non l'ho capito, perché si era messo con una roba improponibile, quando lui è un figo pazzesco e può avere chi vuole. Arrivo a casa e mi trovo una Bertuccia nel mio letto, ovviamente sono rimasta male. Però gliel'ho lasciato, poi la Bertuccia gliena combinata di tutti i colori, vabbè, lasciamo stare. Ha provato di fregarlo, lo voleva sposare, lo scemo qua il ronzino voleva andare in Cina a sposarlo, io gli ho bruciato il passaporto. Quanta roba, ragazzi. Io gli ho bruciato il passaporto. Ha rovinato tutta la mia leadership. Ti ha bruciato il passaporto. Certo. E ho detto, almeno sì, con tutte le conoscenze del mondo, ma insomma 2 settimane ci vorranno per rifare. Ha fatto perdere la testa. Ma lui non aveva capito che lei aveva un uomo là. Non l'aveva capito lui. Stava architettando un piano. Certo. Comunque era bella. Certo. Fagliela vedere dopo. Se hai coraggio, falla vedere pubblicamente. Dai. No, qualche falla vedere. No, tu invece sei geloso di Stefania? Lui? No. Se tipo te viene un uomo in cintoneria ti fa la ma corte. Stai scherzando? Se mi vede al telefono, che io ho il vizio quando parlo cammino, no? E quindi vado fuori cammino, lui mi segue, si nasconde dietro le colonne con chi parla. Sono curioso, sì, che chi parla, cioè, no, fa? Perché ma devi stare tranquilla, è impossibile, capito? No, perché poi distolgono, sai che i dipendenti, quelli top che avevo, li ho persi soprattutto per ma le donne. Ma io non sono quando una tua dipendente, no, capito. Amore mio. È sempre un pericolo quando uno si fidanza, cosa, no? Lo dici tu? Lo dici tu? Sai i casini che ha combinato lui da innamorato? Allora, tutte le persone, diciamole, ricordatevi, se voi siete tutti molto giovani, tutte le persone o sono numeri uno nel lavoro o sono numeri uno nel privato. Le due cose non coesistono. È verissimo. Io e lui rappresentiamo esattamente questo. Nel lavoro siamo imbattibili,
ma l'amore non fa per noi. Io sono mai sposato, nemmeno mai avuto per figli. Lui ci ma stavi single, ci sei andato vicino, scritto qua. Potevi avere una moglie cinese perché a quest'ora vuol dire praticamente che non mi sono mai sposato. Ah, okay. Vergine, come se uno si trovo per dire una ragazza che ha 20 anni e non è sposata, è come me, sono la stessa parità, quindi okay. Comunque devi sapere che tutte sono tutte innamorate di Davide, anche perché sai, non è difficile. Bell'uomo, bella vita, bello tutto, è tutto bello, è bello lui, è bello il contorno, è tutto bello. Arrivano tutte mie grandissime amiche, io a malapena saluto, ciao ciao. Come acquisiscono quel minimo di sicurezza? Vogliono convincere lui a sbattere fuori me, tutte, di la verità. Non rimembro. C'è un'altra domanda, Però grazie a Dio è difficoltà. Non ci sono mai riuscite. Se no era a quest'ora in un cartone in Vittor Pisani, che è la via di fronte alla stazione. Invece sì, stasera andiamo a battezzare il Ferro Nuovo. Esatto. Ma parliamo un attimo dell'apertura. Cioè te sei stata, diciamo, quella che ha creduto di più lui. Ma ti saresti mai aspettata un successo del genere? Cioè, te hai aperto l'attività con lui, ma ti saresti mai aspettata quello che poi... Ma guarda, io quando mi sono innamorata di Davide, mi sono innamorata della sua umiltà e della sua grande voglia di dimostrare ciò che realmente poi ha dimostrato di essere. Quindi la sua prima fan sono stata io. Però diciamo che Davide ha questo carattere. Lui davanti alle problematiche si perde, io davanti alle problematiche sfondo le mura proprio con la testa. A me incentiva avere dei problemi. In questo senso vi compensate. Sì, sì. Siamo dello stesso segno ma siamo l'opposto. Quindi all'inizio io lui l'avevo contro. Cioè non voleva fare il locale, non voleva farlo, mi malediceva, anche perché sai, io ero nel pieno del mio processo, non potevo firmare niente, non potevo firmare un assegno, una cambiale, ha firmato tutto lui, ma io se ho fatto esporre lui è perché credevo tanto in lui, se no mai al mondo io rischierei con la vita di una persona alla quale voglio bene. Quindi io ci ho creduto dal primo giorno. Quando lui mi diceva ma chi vuoi che verrà in sto locale, la strada chiusa, verranno proprio perché è la strada chiusa, perché con l'amante non si va in Monte Napoleone, se devi fare certi numeri di bere 20 bottiglie lo vuoi fare in segreto e non lo vuoi far vedere a tutti, e quella è stata la forza. Sono, guarda, dei servizi, quella che... è stata la forza. Con l'amante non si va in servizi per amanti, no. Con l'amante. Poi ho scoperto invece un retrogusto che non conoscevo, che ci sono uomini particolari che amano andare con le amanti e con la moglie nello stesso posto. Ah, furbi. Però ovviamente e lì deve essere, uomini pure. E pure con gli uomini. E lì devi essere molto abile, e perché non devi dire porto il solito, locale ovviamente, preferito, no? Allora. Non è un lavoro facile, quello del ristoratore. Molte persone si buttano in questo lavoro pensando ma sì, tanto tutti mangiano. No, è molto difficile. Il tuo rapporto invece con la mamma, con Vanna, com'è? Sì, buona. Sì, sì. Sì, sì. Cioè, tutto... sì, quando... No, ogni tanto gli morsico la testa, così un po'. Tu morsichi la testa a lei? Sì. O il contrario? Gli arriva da di dietro e gli dà un morso in testa. No, così. No, allora, diciamo che mia mamma a lui ha insegnato molte cose. Perché un'altra cosa che non sa dominare Davide è va nel panico quando c'è troppa gente, no? Mentre io mi gaso, sto tranquilla, perché io gli ho sempre detto noi non lavoriamo a pranzo quando la gente ha fretta, la sera la gente è calma, non è che devi correre, anzi lasciala serena e tranquilla. Do il ritmo ai ragazzi. Perché, no, ma lui esagera. Un minuto. Dove c'ho anche la frusta. Con il panico. C'ho anche la frusta. Infatti la userai stasera col ferro. Mia mamma una sera gli disse una cosa di cui poi lui ha fatto tesoro. Ha detto, è inutile che tu ti arrabatti che magari hai 100 persone e 99 sono persone che spenderanno 20 euro. Buttati su quello che hai già capito che ne spenderà 10.000. Sì, cioè, gli altri li servi con io calma. Io cercavo di vendere a tutti, no? Invece non perché ti puoi un dispendio dare a tutti. Incredibile, se uno ha 40 euro in tasca, più di quello non cosa gli prendi? Magari beve un gin o cosa e basta. Invece di
concentrarsi su quello, e così è nato anche il primo, perché alle tre comunque chiudo, devo andare a casa tutti i ragazzi, soprattutto quelli del Bangladesh, che loro sono così, alle tre vogliono andare a letto, però sempre puntuali, sempre puntuali, arrivo, si fanno il mazzo, caricano, scaricano, quindi è giusto, no? E alle tre io cosa faccio? Anche quando è pieno, venerdì o sabato, chiudiamo, la gente va via e teniamo il tavolo forte, lo porto nel privé, quello che ho già visto che magari ha speso 1000-2000, allora ci vuoi continuare la serata, andiamo nel privé, continuiamo. Loro possono continuare a oltranza, cioè non c'è orario, prendono così, io vado avanti a oltranza. Bene, certo. Una volta ho fatto anche le 6 di pomeriggio, di bello. Sì, infatti poi non sono andato a lavoro quel giorno, quando capita così il giorno dopo non vado, però finché sempre spinge, è sempre la regola che mi è stata vanna, no? Concentrati, che perché devo andare a letto prima, che c'ho questo che può spedire 20.000 euro come ho fatto la settimana scorsa, poi dormi dopo e dormo domani, magari domani vado a lavoro e fanno 1.200-1.500 di incasso. Sto qua, mi concentro e domani vanno avanti, ragazzi. Chiaro, chiaro. Infatti ottimizziamo. Sai dove sbagliano molti ristoratori? Se tu ci fai caso, adesso che magari ne stiamo parlando, ci farete caso. Quando tu parli con uno che ha un locale, dice ho 2000 posti, ho 200 posti, ho 100 posti. A volte basta un posto. Buono. Cioè, un cliente ti fa la serata, e Briatore insegna, non c'è bisogno di avere 1000 persone, poi per carità sono filosofie di lavoro, però chi lavora a numero non ha dei venditori che vanno ai tavoli, è difficile, sì, è molto... che tu in un locale trovi un venditore. Il venditore è quello che fa la differenza, e questo lui l'ha imparato da me. Chiaro. Io ho sempre detto più facile prendere un venditore, trasformarlo a cameriere, che un cameriere venditore. Esatto. Infatti quando li prendevo anche quella vincita cercavo dei venditori, cioè un venditore lo trasformi in cameriere, un cameriere in venditore è difficilissimo. È difficile. No, se già non ha l'indole sua. Comunque se vogliamo lanciare che noi cerchiamo personale. Sì, lanciamo, facciamo un appello. Facciamo un appello. Ecco, molto, tanto molto non bello. Lo troviamo, cioè ormai lo sappiamo, non lo troveremo. Che qualità deve avere? Allora, la prima cosa che ti chiedono, la casa. Quanto guadagno, posso fare il giro in ferro? Queste sono le tre domande. Già eliminato. Posso bere tutto quello che beve Davidone? Questo è quello che ti chiedo. Ma non viene gente allora, seria, ragazzi, allora. Cioè, ma perché tutto, c'è scrivo. Gente seria? No, non lo so, ma io non ti chiederei mai se posso bere. Una persona per essere assunto da voi cosa... Deve avere l'umiltà, la voglia di lavorare, di non guardare l'orologio e di seguire lui in tutto e per tutto, e diventerà un grande, come tutti i ragazzi che hanno lavorato con lui, che oggi o hanno aperto locali per i fatti propri a 26, 28, 30 anni, o lavorano da stellati, o hanno fatto il giro del mondo sulle navi da crociera, o lavorano a Londra, tutti. Chiaro. Comunque quello che cerchiamo adesso è qualcuno che abbia già un po' di esperienza nei vini e champagne, che arrivi già da quel mondo, perché ripartire da zero, anche se non cioè, c'hai già il tempo. Ho la struttura, non hai che, tempo ho già la struttura, ho già dei bravi ragazzi che sanno, che se ne intendono, quindi mi serve un altro così adesso. Senti, l'altro pochi giorni fa abbiamo intervistato Cruciani, che comunque uscirà dopo di te. Ti ha mai invitato alla Zanzara? Andrai alla Zanzara? Sì, sì. Ho visto c'era Filippo adesso Champagne. Stasera anche cos'era, cosa. Perché sera, giustamente vero, anche lui fa un lavoro, lui è bravissimo, spesso a noi faccia sciabolare, mangia, siamo amici. Ma giustamente anche lui ha un target che è sempre parolaccio. E poi in finale deve mettere qualcosa di divertente, perché se no diventa pesante. Tutta la gente che su, politica, queste cose qua. Allora, nella parte finale è bello avere anche qualcosa di divertente. Infatti, secondo me, stasera con lui ci sarà da ridere. E poi adesso credo. Giuseppe viene mai lì alla gentoneria? Sì. Ma adesso è in un periodo che non beve. In un periodo sabbatico, perché deve rifare il fisico. E allora non beve. Non beve, non mangia pane, ma mangia, L'altra sera ha mangiato crudo. Questo mondo e quell'altro, quindi mangiare mangia, sì. Però andremo tra un paio di settimane, perfetto, prima di venire qua da te, che aveva già preso impegno, se fai tanto grande, tempo, così grande, abbiamo grande spoilerato tutto quanto. No, ma siete bravi, ragazzi, dico la verità. Grazie. Siete partiti tutti... No, siamo guardati in faccia, si è detto che si fa, facciamo un podcast. Per noi è una cosa nuova, totalmente l'umiltà, nuova. Però noi ci divertiamo. L'umiltà paga sempre, bravo. Poi hai detto una grande cosa. Sì, alla fine è bello, ti metti un'ora a settimana a parlare con una persona. Se uno riesce a fare del proprio lavoro ciò che ama fare, ha vinto. Quando ho detto che stavo andando a Montecatini, ho fatto il taglio, già mi ha scritto tutto, va gululando, visto? Sta portando Montecatini. Tra l'altro, ragazzi, ci ha scritto, credo, sicuramente un tuo follower. Posso? Vai. Io non l'ho ancora ascoltato, ok? Lo mettiamo, pericoloso. Pericoloso, c'è la bestemmia.
mettiamo, mi assumo la responsabilità. Non si sente? No. Viva Davidone Nazionale! C'è solo un King. Grandi ragazzi, cazzo, grandi. Un saluto Roberto, un saluto. E un saluto a Davide. Numero uno. Io da mattina mi alzo e devo controllare che fa Davide o che ha fatto o se è sempre sveglio. Fagli il saluto, da come si chiama? Si chiama Michael, gli si fa il saluto in diretta. Michael. Gli si fa il saluto in diretta, grande. Vai. Ciao Michael, grande cavallo. Sei Davidone Nazionale, ti aspetto in Gitto a scannellare con noi. Vai, grazie. Vai. Ciao Michael. Vai. Grande. Posso dire una cosa sul discorso lavare soldi? Perché è una frase che Me l'hanno detto tanti. Sento dire da 20 anni. Allora, ti ricordate? Sei male, no? No, mi fanno pena. Vi insegno una cosa, ragazzi. Io non ho simpatia per la lavatrice, io compro nuovo, ok? Allora, vi dico una grande verità che fa parte della mia vita, che mi ha insegnato mia madre. Quando tu sei un cavallo vero, i soldi li fai quando vuoi. Quindi ogni volta che io li ho persi, non ho perso tempo andare a cercare quelli per lavarli, per piantarli, per concimarli. Ne ho fatti dei nuovi e ne ho sempre fatti e ne farò sempre. Ricordatevela questa cosa. Nessuno a casa, in casa Marchi, Nobile o La Cerenza lava i soldi. I soldi sono la cosa più sporca che esista sulla faccia della terra. Non a caso si dice che siano lo strumento del diavolo, no? Ma è vero, tant'è che a me e mia mamma avevano fatto perdere la testa, ma ho voglia di perderla ancora e quindi mi sto mettendo bene per farne più di prima. Quelli non mi interessano, ragazzi. Andateli a cercare. C'è tutto il mondo che cerca il tesoro di Ivana Marchi. Magari voi perdete tempo a cercare quello e mentre io ne costruisco altri. Non sapete che me lo sono fraccato tutto io. Oh. Tesoretto. Si può sapere quanto fattura la cintoreria, se lo vuoi dire? Circa 3. 3 milioni l'anno. Con un locale di 70 metri. E sulla vendita di una bottiglia di champagne quant'è, diciamo, la percentuale della bottiglia? Allora, sì, no, in media, diciamo. No, beh, io non ho un ricarico alto, per quello tutta la gente viene, perché comunque un ricarico dovessi essere a mangiare di sera, visto cosa diceva Sommie, noi andiamo il doppio. Sì, il per 2 più IVA. Per 2 più IVA. Io non arrivo mai a per 2. Anzi, arrivo a 1,5 più IVA. No, ma io, fai conto che ne so, Don Perignon adesso costa, perché la gente dice, oh, ma una volta costava, è diventato brutto. Don Perignon adesso Ivato costa a noi, Ivato 220-230 euro. Le vendi a 350? 350. Ecco, sì, ci sta. Onesto. No, ma però ti dico, non è importante essere, anche su bottiglie importanti, bottiglia che costa 2000 euro, lì è ancora meno, perché il margine è alto, 2000 euro la vendi a 2,7. Guardi, 700 euro, sono una bottiglia alta, capito? Ma non vai al doppio, io non vado al doppio. Prima parlavi di Petrus, quanto si ammonta una bottiglia di quei qui? Petrus adesso di mercato, dipende dall'annata sicuramente, ma comunque le ultime annate, quello che abbiamo bevuto noi un po' di tempo fa, che ho messo la foto, 6.500 euro. Senti, ma quello che aprirò stasera non vedo l'ora di aprire, sono 2 anni che ce l'ho lì, stavo aspettando il mezzo. Fabrizio Corona in puntata ci ha detto che è stato con più di 5.000 donne nella sua vita. Te? Lo superi? 4.000 penso. Ok. No, ho scritto nel libro, c'è qua nel libro. Il più basso del podio. Nel libro c'è una parte dove dico... Io parlo di quello. Io credo più le sue 4.000, però perché le vedo, le vivo, quelle le vivo, quelle di Fabrizio non le vedo, quindi non lo so. Se te le devi approvare tutte, te hai approvato 4.000 volta... ragazze? No, ma io non è che devo approvare chi si deve fare lui, ci mancherebbe altro, anche perché sennò non avrei più tempo per vivere. No, è un lavoro. Poi. No, se però lui comincia a parlarmi seriamente di una... E allora, se parla seriamente di una, la osservo. Sei il re, sei il re. E arrivano re. Tutte con lo stesso mood, eh? In che senso? Non bevono, non fumano, sono a dieta. E dopo io... Vanno a letto alle 10 di sera. Dopo un mese, hai presente proprio, ma non lo so, il film porno più porno della... Ecco, è arrivata quella. Proprio, però arrivano tutte sante, Madre Teresa e... Però dai, la donna della sua vita è comunque Stefania Nobile, dai. Beh, anche lui è l'uomo. È la famiglia. Quell'altre siamo... sono di contorno, dai. Ma guarda, l'amore è bello crederci alla vostra età, ma tanta ha una durata, eh.
tutta una durata, però, abbiamo già discusso su questo tema, non ci torniamo. Noi siamo stati bravi a tramutarlo in una cosa che non finirà mai, però l'attrazione è chiaro, ragazzi, attrazione, cioè, fisica, dopo un po' anche mangiare caviale tutti i giorni ti viene voglia di un po' l'arrosto, eh? O no? Mia curiosità, qual è la bottiglia più buona che mai bevuto? Dipende di cosa parli, vini, champagne. Vini, champagne. Se parliamo di champagne, sinceramente c'è un range di 4-5 bottiglie top. Comunque quella che ricordo meglio adesso e che secondo me in questo momento è la più in forma è Clos de Menil 96. Adesso prenderò un volo. In termini di ricerca. Ne ho ritirate io poco fa, ne ho ritirate 10 a 25.000 euro, 10 bottiglie. 2,5 l'uno. Sì, la vendiamo, mi sembra 3,3-3,5, mi sembra. Anche lì. La vendi poco. Ma perché? Ma a parte quello. Anche quello, sono bottiglie introvabili. Ti devi calcolare anche su quelle bottiglie il capitale fermo. Cioè quello che io bevo stasera, 2 anni che ferma lì. È normale che la devi pagare almeno il doppio perché non le trovi. Ma in merito poi, a questo, parliamo di vini bianchi. Vini bianchi, il vino che mi piace di più è Montrachet, Francia, Chardonnay. La zona è la zona migliore del bianco francese, la zona del Grand Cru, cioè Montrachet, Battard Montrachet, Chevalier e Bienvenue Battard Montrachet, che sono le tre zone del Grand Cru. Poi c'è Poligny Montrachet, Sacha Montrachet, che comunque sono buoni ma non arrivano a quei livelli. Poi ci sono i Village, okay. Per me il Montrachet che ho bevuto nella mia carriera sono... Rosso ti piace meno? È rosso? No, mi piace, quello che bevo stasera è rosso. Io sono amante dei Pinot Noir francesi, ecco, lì no, mi piace molto, non lo bevo sempre perché lì andiamo a cifre astronomiche, cioè se io devo bere un rosso devo bere una roba top, tipo quello che bevo stasera, bevo gusto, un assaggio ai miei ragazzi, a lei, poi mi metto lì. Una flebo. No, che fate pausa pranzo, bevete Sassicaia, ma se sì, mi dà 2000 euro, così, come se fosse... Pranzo di lavoro. Quella è la ricchezza, non è riempire i forzieri, i soldi vanno spesi, la vita va goduta. Sì, io mi ribevo con le bottiglie spesso, cioè mi ribevo un 25-30 K al mese, mi ribevo sempre. Di bottiglie, un K al giorno, dai. Di bottiglie. Sì. Li guadagno, no. Prima non potevo, facevo i mercati, adesso lo faccio, è la verità, e me ne bevo. Ma in merito a questo, no? Poi, si potrebbe tranquillamente dire che il vino può essere una forma di investimento, vino, champagne... Certo, madonna. Cosa consiglieresti ai ragazzi ora di comprare? Ma ce ne tantissimi adesso comprano, però purtroppo non, se uno ne è acculturato bene, prendo tante fregature. Inculato, Io ho visto, mi propongo vini che sono... Il suo braccio destro, seguendolo, andati, prima capito? Di venire a lavorare con noi... Seguendo i suoi consigli ha fatto un bel bottino di Giulio. Sì. Anche lui seguiva me, ha investito su Giulio e adesso ha Davide Righello. Ha una bella cantina tutta di Giulio, cioè ne ha più di quelli ogni che ho io. Tanto comprava. Ma anche l'altro ragazzo è andato via, Dario, bravi, anche lui compra vino, altra gente che comprano e vendono, però devi essere abbastanza esperto, non ti puoi buttare subito così, perché ripeto, ci sono tante, se sa di tappo quando compri in giro, lì non lo puoi sapere fino all'api, però iniziare a guardare i livelli, se è basso, se è troppo alto, se è troppo basso, o se ci sono sedimenti, o il colore, quelle cose lì devi farle un po' con l'esperienza. E se tu ti butti subito così, prendi delle cantonate che butti i soldi e... Non esistono i fake, cioè non è che c'è una bottiglia, cioè no, c'è pensato, non fatto, esiste un fake di vino? Ma fare i falsi è difficile, ci sono. È più difficile rispetto all'orologio, no? A me è capitato, c'è un modo per vederle, sì? È capitato che mi avevano portato in Sassicaia, che erano buone, ci sono delle lampade apposta per vedere i segni, che noi sappiamo se sono, però lo fanno sulle grandi nomi, l'ha fatto, mi ricordo, su Tignanello, mi sembra. Non è che tu puoi fare un Dom Perignon, quello, quell'altro, cioè lì per fare i vini falsi devi mettere in piedi un'azienda, c'è cioè un investimento grosso a fare, fare la bottiglia, le etichette, tutto, certo. Quanto mettere, c'è un bel come si chiama, un documentario molto bello che si chiama Grape, White Grape, sì, quello della che abbiamo storia. Visto, che è la storia vera di questo cinese che era bravissimo, ha fregato il mondo con queste bottiglie, ma lui, cioè, metteva dentro bottiglie tipo quella che bevo stasera, Rouget, non è che gli metteva una porcheria, metteva un vino simile. Cioè, se tu prendi un Romanée Conti e gli metti dentro un Corton Chalemann, che quella costa 1.000 e l'altro 18.000, io voglio vedere chi la riconosce a berla, se è fatta bene. Due Pinot Neri da stessa... Tu, per te la riconosceresti?
Probabilmente ha fatto una cosa poche sere fa che ha lasciato a bocca aperta tutti. Tipo, raccontatecela. Perché ci sono dei suoi clienti che lo fanno. È arrivato questo ragazzo con sta bottiglia coperta, con la che non si capisse né la forma né, la, né nell'etichetta, ovviamente. E c'era da noi una, un personaggio di uno champagne forte. E mi ha detto: no, non glielo far fare, Stefania, non glielo far fare perché si rovina, si rovina. Lui l'ha fatto, ho azzeccato. Che cos'era? Sbagliato l'annata. Ha azzeccato, ma. Il Toro Shill del. Che era 2? Era abbastanza giovane, 2-12, una roba del genere. Ho sbagliato di un paio di anni. Ma pazzesco. Però, però se, sì, sui vini che ho bevuto tanto, pazzesco. Vini alti, e, cioè a me mi metti alla cieca anche, che so, Matarocco, alla cieca ti ritrovo subito, anche Masseto. Perché li bevo spesso, però parliamo di vini alti, anche champagne. Se tu mi fai provare le piccole proprietà che ne sono, non, che non vini che non ho mai bevuto, Chiaro, anch'io riesco, non è che sono. Però sui vini, parliamo di vini alto livello, se ne ho bevuti tanti, sì. li riesco, sì. Poi vabbè, l'annata, non è, se bevi tanto non è difficile capire più o meno in che periodo sei. Se è un vino dell'80, del 90, del 2000, cioè quello sì. Bam. Se ne bevi, vai, sì. Ma invece, curiosità mia, no? Il Dom Perignon è un po' sovrapprezzato, nel senso, mi spiego meglio, è possibile trovare champagne che costano meno del Dom Perignon, che sono migliori di qualità? Cioè, nel senso che secondo me nel Dom Perignon si paga anche tanto il brand, no? Allora, quello che io penso, no. Dom Perignon, poi la mano del chef de cave, c'era Geoffrey, quello che c'era prima, aveva fatto le grandi cose, ma Dom Perignon matura in bottiglia dopo un po'. Per esempio, il 2012 adesso è venuto fuori alla grande, lo bevi, però magari tra qualche anno cade. Devi capire il momento in cui berlo. Dom Perignon è un vino che matura molto in bottiglia. È anche vero che Dom Perignon fa milioni di bottiglie, quindi non è che su tutte uve comprerai in giro, perché se tu vai, che ne so, in Sudafrica, trovi Dom Perignon, quindi non trovi Krug. Quindi milioni di bottiglie, è normale che ci sia... E l'abilità dello chef de cave di riuscire a bilanciarlo sempre e tenere quel gusto sempre che a uno piace, capito? Come fa Krug, cioè la cieca non puoi non sentire Krug se sei un bevitore. Sì, comunque... No. Ma ci sono champagne migliori del Dom Perignon che costano di meno, secondo te? Allora, secondo me sì. Ieri sera abbiamo bevuto Gliorier, possiamo dire? Buonissimo. Abbiamo trovato il buco, 200 euro, il VIP di Gliorier, però perché l'aveva lì, gli ho detto, scommetti che è l'ultima, ne aveva una e l'aveva da tanto tempo, però quella è superiore, 200 euro, e poi aveva un periodo, vabbè, un po' alto, secondo me 4,50, ma perché continua a prenderlo. Sotto a Dom Perignon 4,50 c'era Selos Inicial a 4,50, questo aumentalo perché... fratello compra e vale di più perché salgono, cioè Selos è salito tantissimo, i rosé soprattutto, io sono stato uno di quelli che l'ha lanciato Selos, e Selos rosé soprattutto costava 170 euro ormai adesso lo pago io 800 cazzo. 800 900 adesso Selos rosé, ho fatto la foto l'altro giorno, 30.000 euro di non so se l'hai vista questa quella su Instagram, questa foto qua, guarda quanti ne abbiamo presi qua, non so se si vede lì. Abbiamo fatto un colpo di uno che l'aveva chiuso il ristorante. Pam, presi tutti. Sì, 30.000 euro di roba. Però adesso le ho aumentate anch'io, perché queste sono sboccature vecchie, perché io c'era una sboccatura, cioè 2005, 2006, sono sboccature molto vecchie, che sono pazzesche, di Selos Rosé. Sai qual è il pregio di Davide? Che ha insegnato ai ragazzi a bere bene. Quando noi abbiamo aperto all'inizio, i ragazzi bevevano per sballarsi. Sì, ciottini, amari, schifesse. Lui gli ha insegnato a bere a molti, bene. Sì. Sai quanti clienti ho che viene, sia il figlio che il papà, e i genitori quando vengono anche a bere mi dice, guarda, adesso sono più felice che gli do 200 euro a mio figlio, o si mettono 50 euro a testa se bevo una bella bottiglia con gli amici, piuttosto che prima che gli davo 100 euro e si faceva ciupiti, queste cose qua. Cioè, anche la cultura del bere è importante, perché... Io ciupito ogni tanto lo faccio anch'io, però con magari una tequila importante, roba di livello, ma generalmente non butto giù così. E anche non bevo mai proprio, a me piace gustarlo a piccoli sorsi. Poi c'è per esempio Filippo mi prendeva per in giro, no? Mi viene a toccare il bicchiere, oh è caldo il bicchiere, dopo faceva i video così e tutta la gente arrivava e mi toccava il bicchiere, no? Però a me piace insomma gustarlo e sosseggiarlo. Anche Filippo è un bel personaggio. Sì, poi che lui, è forte. Sì, è molto bravo con i social anche lui, che poi sì, è quello sì, che fa tanto tempo che... Spinge, sì, sì, io l'ho conosciuto grazie a te anche lui, però. E io al contrario, da Filippo. Sì. Esatto, sì.
E invece ieri sera, sera a cena, no? E ti hai trovato un buco nella carta dei vini. E puoi spiegare questa cosa? Vino. Cioè, che a volte ci sono degli errori, diciamo. No, non è che errori, è che quando arrivi in un ristorante così e capisci un po' di vini, loro hanno, se non aggiorni sempre la carta, a me era successo anche tempo fa con una bottiglia importante, quando ne hai tanti, se non aggiorni sempre la carta, magari quella hai comprato, che ne so, 5 anni fa, 6 anni fa, e adesso, come ti dico, se trovavamo Selosso Rosé, lui magari aveva pagato 170 euro, lo trovavamo lì a 500, non solo bevevamo quello, ma li compravo tutti, per dire. Perché non ha aggiornato. In effetti, come hai visto, Don Pignore è molto alto, perché quello ne vende tanti, e continuando a comprare, dice, cazzo, è aumentato, lo aumento anch'io. Quindi il buco che ho detto ieri sera l'abbiamo trovato perché aveva la bottiglia lì da magari da due o tre anni. Prima che gli dessero il menù, ho detto ora trovo il buco. Cioè non è che ora vado a cercarlo. Si è messo lì, bam, eccolo qua. Era buonissimo, eh? Sì, sì, no, buonissimo, davvero. Io non la conoscevo neanche, ma io, sai, non seguo molto. Però mi è piaciuto un sacco. Bene, Davide, c'è qualcosa o Stefania che volete dire prima di lasciarci a chi ci ascolta, non lo so? Di non perdere tempo a invidiare, ragazzi, costruite, prendete spunto. Dov'è la firma di Stefania? Dove è firmata? Perché mi avevo messo. No, quelli di Steven Basalari. Ah, è questa. Ah, eccole lì, eccole lì, eccole lì. Eccole lì. Mia mamma dov'è? Forse firmare anch'io. Devi firmare anche il libro, dopo gli firmo anche. Ti faccio la dedica. C'è un capitolo molto bello. Il titolo di un capitolo era molto bello. Dove vuoi? Se puoi di là. Qua? Sì. Dove vuoi, però di là. Bella, vada là. Perché sennò è tutto qui e di là. Bella, poi lunga così, grande. È grande. Grande. Facciamo qua. In diretta la facciamo. A Gurulandia. A Gurulandia. Dovete fare un podcast nel privé della Ginto. È vero. Cazzo, sì, figo. È figato. Con l'altro si fa le bottiglie, si fa le interviste. Quello sarebbe figo. È vero, sì. Si può fare. Però si fa un bel tavolo. Poi lì c'è Filippo, c'è altri personaggi. Ci mettiamo d'accordo, dai, la facciamo. Una grande idea. Sì. A Gurulandia, con affetto, Davide Firenze. Bello, ecco. Leggilo, lo riesci a leggere tutto in un giorno comunque. Sì. E questo lo trovate su Amazon. Vi lascio ovviamente il link in descrizione se volete acquistare il libro. E grazie mille a Davide e a Stefania per essere venuti. Grazie a voi, ragazzi. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao a tutti!